bene comune in realtà si è unita fondamentalmente all'inizio in realtà per rivendicare un mancato pagamento da parte della Regione Lazio e poi invece trovandosi appunto in contatto ormai in rete, in collegamento diverse realtà che lavorano appunto su Roma e in provincia. Il problema fondamentale è stato che l'assessorato non stava, diciamo, delineando nessuna linea possibile per far uscire dei bandi, per far sì appunto che dei fondi fossero dati alle attività culturali su Roma e quindi appunto Cultura Bene Comune ha deciso di fare un blitz, un breve blitz, e di occupare gli spazi dell'assessorato in maniera molto civile, ma anche in maniera molto decisa. E diciamo da questo blitz, abbastanza, diciamo, senza spargimento di sangue, e poi in realtà si è attivato un dialogo che dopo più di un anno ci ha portati alla possibilità con un finanziamento da parte del comune di Roma e poi anche in parte della provincia di poter realizzare questo convegno, questi 3 giorni di convegno Culture a Sistema, in cui appunto poter fare un punto della situazione a livello nazionale e nello stesso tempo riuscire a gettare le basi per qualche azione, attività che ci possa riunire in senso nazionale, quindi al di là delle semplici attività che svolgiamo e che vorremmo svolgere qui a Roma, a poterci quindi riunire in una rete molto più ampia. Quindi di fatto l'assessorato, il comune vi ha dato dei fondi e voi anziché organizzare diciamo, il solito momento Sì, spettacolare. esatto. Sì, perché praticamente il comune aveva deciso di dare dei soldi a Cultura Bene Comune per realizzare una serie di spettacoli, di eventi, di manifestazioni fra il musicale, il teatrale, la danza, eccetera. Mentre invece Cultura Bene Comune ha rilanciato e ha proposto al Comune di Roma di finanziare in realtà una serie di tavoli di lavoro incentrati proprio sulle problematiche ad ampio raggio che riguardano il settore dello spettacolo dal vivo, quindi a partire anche dal teatro di strada, fino ad arrivare poi alle problematiche del ruolo dell'organizzatore all'interno di festival e di teatri. E poi appunto contattare effettivamente le problematiche di politica culturale e la possibilità di attivare dei collegamenti con le istituzioni. Quindi è stato un convegno internazionale, poiché hanno partecipato anche diversi rappresentanti da buona parte dell'Europa, portando le loro esperienze e ascoltando le nostre esperienze, cercando di proporre, lasciare degli stimoli per poter creare una possibilità di sviluppo, per poter creare una diversa possibilità di relazione con le istituzioni, di dialogo fra noi, tante attività che ci stiamo impegnando, soprattutto in questo momento di estrema energia in questo settore per riuscire a risolvere i problemi che ci sono, problemi anche di contatto, collegamento, comunicazione. E quindi diciamo così che grazie a questo finanziamento abbiamo avuto l'occasione di Disseminare riunirci, qualcosa. riflettere, mettere veramente uno sguardo attento su i problemi attuali e sulle possibilità ulteriori di sviluppo. Appunto che dopo questo convegno quali sono appunto quelli che tu consideri le possibilità di sviluppo? Cioè concretamente come si può proseguire anche dopo questo convegno?
Guarda, diciamo che ci sarà sicuramente da rileggere, sbobinare tutto quello che è stato detto, tutti quanti gli interventi sia dei relatori ma anche da parte del pubblico, che è stato, contrariamente ad altre volte, molto presente, molto attivo, partecipe, veramente con richiesta e propositi, quindi un pubblico, diciamo così, non previsto, ma veramente molto sugli argomenti, molto centrato sugli argomenti che ogni tavolo trattava. Diciamo che la cosa principale, diciamo, il risultato, il successo principale di questo convegno è stato il fatto che ci siamo dati già un appuntamento su giugno, la data e il luogo ancora non sono stati stabiliti, però per creare proprio una rete nazionale, quindi per creare un collegamento fra tanti di questi, diciamo, comitati, di questi raggruppamenti, fra associazioni, artisti, anche singoli o compagnie, che su diversi fronti, quindi incrociare in qualche modo i settori di interesse, da quelli più politici, da quelli più legati alle economie, da quelli più invece legati alla necessità di comprendere le possibilità produttive e distributive dello spettacolo, quindi diciamo dalle problematiche più creative e artistiche a quelle invece più economiche, politiche e anche istituzionali. Quindi si è cercato veramente di trovare delle occasioni di incontro e appunto a giugno si è deciso di rivederci tutti quanti insieme, anche a partire da alcune proposte che sono state fatte, per esempio, da Cresco e che sono state fatte anche dalle associazioni internazionali che sono state presenti, quindi dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania. Abbiamo avuto, diciamo, la conferma che questo nostro, diciamo così, movimento ha un appoggio morale anche da parte di queste istituzioni, non istituzioni, di questi organismi europei. Che proposta ha fatto Cresco? Cresco appunto ha detto cerchiamo di non rimanere separati. Cerchiamo di unire gli sforzi di ognuno, cerchiamo di attivare delle pratiche perché tutto questo lavoro non rimanga soltanto un lavoro, diciamo, concettuale o di indagine, ma che possa sfociare in qualcosa di propositivo, da costruire insieme comunque, quindi senza che nessuno prenda, diciamo, la direzione o il comando di una linea, ma cercando appunto a livello proprio di, con un discorso più democratico, molto partecipato, molto aperto, di costruire una possibilità di lavoro comune. Quindi un po' la cosa che mi ha positivamente colpito è che c'erano, anche in questo ti faccio la domanda, che c'erano in realtà, diciamo tipo noi, quindi singole imprese, ma anche il coordinamento di Cresco, ma anche rappresentanti delle tante situazioni diciamo, di occupazione, insomma, attuali. Esatto, Quindi esatto. quello che volete è, come dire, creare una piattaforma di interscambio comune tra più livelli. Esattamente, sì, perché la cosa interessante, secondo me, è proprio cercare di scavalcare le problematiche singole, le problematiche che rimangono legate ai temi di interesse dei singoli gruppi e cercare invece di collegare per creare veramente un terreno che possa aprire un dialogo. In realtà quello che cerchiamo poi è il dialogo con le istituzioni, intanto che riusciamo a creare un dialogo fra di noi. Quindi più riusciamo a parlare fra di noi, a creare un panorama aperto e colloquiale in cui si chiariscono i punti fondamentali, con questi punti fondamentali sintetici, andare appunto dalle istituzioni che siano di livello, diciamo, sia nazionale, quindi in rapporto alla legge sullo spettacolo, per esempio, o alle diverse
istanze che sono necessarie nei differenti comuni, no? Per riuscire poi a tutelare l'attività dello spettacolo dal vivo. Senti, chi è Cultura Bene Comune? Quanti Dunque, Cultura siete? Bene Comune è un organismo abbastanza ampio che non si, diciamo, ha scelto di non individuarsi specificando esplicitamente i singoli gruppi che gli appartengono, perché se vedete anche sul sito culturabenecomune.org, in realtà i nomi dei gruppi che costituiscono Cultura Bene Comune non sono presenti con una, diciamo, rilevanza subito chiara. In ogni caso sono diversi gruppi, compagnie teatrali o associazioni, come per esempio Core, di cui appunto faccio parte, e per il quale ho partecipato e ho, diciamo, tenuto uno dei tavoli che c'erano a questo convegno. Non vorrei nominare tutti perché ho paura di dimenticare qualcuno. No, E però quindi sono tante, tante in realtà, no? Molto diverse. siamo tanti, tanti molto diversi. Principalmente ci sono sia gruppi, diciamo così, compagnie di teatro che però sono anche attive da un punto di vista di organizzazione di spettacoli e manifestazioni sulla città e in provincia, gruppi musicali, poi c'è anche, per esempio, c'è un gruppo che occupa uno spazio a Roma e che contemporaneamente si occupa anche di attività di spettacolo più legate alla danza. Quindi comunque siamo delle realtà diverse e i partecipanti a, diciamo, chi ha organizzato praticamente sono le singole persone che fanno poi parte di questi gruppi. Ognuna di queste persone ha poi una sua professionalità ed una sua capacità particolare, quindi diciamo ognuno ha cercato di mettere le proprie competenze professionali, partendo da, diciamo, la necessità di stilare appunto i documenti che abbiamo pubblicato e che abbiamo presentato anche alle diverse istituzioni appunto per il finanziamento. Insieme abbiamo tutti quanti buttato giù i punti fondamentali per riuscire a creare un dialogo all'interno di questo convegno, quindi costruire l'ossatura di contenuto del convegno, stando molto attenti a lasciare il campo aperto a possibili, diciamo così, interventi, incoerenze, quindi cercando veramente di costruire qualcosa che potesse manifestarsi, riuscire a recepire le richieste anche dei relatori partecipanti e del pubblico.